Come preannunciato, la quarta commissione consiliare giarrese ha avviato questa mattina uno screening negli istituti comprensivi per verificare la dotazione o meno di defibrillatore, uno strumento indispensabile per la salvaguardia della vita di alunni e personale nei casi di emergenza. Per questo oggi hanno preso parte alla commissione anche i dirigenti scolastici e in rappresentanza alcuni docenti degli istituti. Abbiamo incontrato le tre dirigenti, di cui la dirigente Maletta in rappresentanza la professoressa Di Maria e il professore Sorbello. Le scuole non sono dotate di defibrillatori, tranne una scuola a Sant'Alfio perché è stato regalato qualche anno fa un defibrillatore. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione e ci siamo resi conto che le scuole sono tante, già lo sapevamo, di cui 4 scuole per la preside Maletta, 4 per la preside Cardillo e 13 per la preside Novelli. Ci riaggiorniamo dopo il 5 novembre perché ci sono i consigli d'istituto, verrà portato in consiglio d'istituto questo progetto, ci attiveremo a cercare un modo per comprare defibrillatori nelle scuole, magari si sono tutti ripromessi di fare prima di Natale qualcosa insieme tutti e tre le presidi e cercare una raccolta fondi, cercare in qualche modo di comprare questi defibrillatori e facendo fare pure i corsi per gli addetti che li dovranno fare.